Quando parlava il signor De Maio mi veniva in mente subito il signor Morandin, no? Allora ci ha detto giustamente De Maio quanto è difficile già la concezione, no? Concepire un bicchiere, la realizzazione a sua volta, che va dall'artigianale che poi va verso l'industriale, però poi lo dobbiamo far vedere questo bicchiere, no? Giusto? Come facciamo? Buongiorno, mi chiamo Stefano Morandin. Ok, va bene, sì. Forse Okay. quello però dovrebbe... Quello là, Si accendi quello? posso O no? alzare? Scusate, mi chiamo Stefano Morandin, sono il titolare assieme alla mia famiglia del negozio che da 50 anni si trova nella piazza di Treviso, nel centro di Treviso. La domanda è molto interessante. Come esporre? Tutto nasce da una riflessione che parte sicuramente dall'oggetto. La bellezza dell'oggetto è sicuramente il punto di partenza. In questo caso può essere un bicchiere, può essere un oggetto di design, un oggetto d'arte, un piatto, una posata. Come rendere questo visibile e renderlo, diciamo, interessante nei confronti del cliente, del pubblico, dell'osservatore? Questo è sicuramente un aspetto. Nel nostro lavoro, nella nostra attività, che ci ha portato nel tempo a fare ricerca di prodotto da una parte, quindi ricercare il bello nel prodotto, quindi non solo ed esclusivamente l'oggetto che può essere, diciamo, inquadrato in un termine forse che a me non piace molto, ma che indubbiamente è utilizzato, è quello del lusso. L'oggetto è bello, non necessariamente è inquadrabile o deve essere inquadrabile su un valore economico, quindi su un prezzo alto di un oggetto. L'oggetto bello può essere anche un oggetto che non ha un valore economico molto elevato. L'oggetto bello è quello che porta con sé una storia, porta con sé una forte identità, porta con sé un'idea che come Federico De Maio ha prima detto, nasce da un viaggio, nasce da un'opportunità, nasce da un momento della propria vita in cui una persona sente o capta intorno a sé degli elementi che possono poi essere utili per sviluppare un'idea. Come si fa una vetrina o come si espone un oggetto? Tutto nasce dal captare in quello che è nella tua vita, nel tuo percorso, nella tua sensibilità, prendere delle idee, idee che possono essere anche molteplici e sposare tutto questo assieme al prodotto. La vetrina, il modo di esporre, il modo di proporsi è quello sicuramente di attrarre la clientela. Questo è il primo step. Quindi un prodotto deve essere reso visibile, ma non è renderlo visibile, posizionare un prodotto su uno scaffale o su una vetrina o su un ripiano. Bisogna saperlo comunicare, quindi mixarlo con altri prodotti o della stessa categoria merceologica o anche osare con abbinamenti un po' diciamo azzardati e metterle dentro un contenitore che sia in grado di trasmettere e comunicare quello che va oltre il prodotto, perché il futuro è quello che sarà lo sviluppo nei prossimi anni. L'importanza non sarà più legata al prodotto in sé, quindi noi in qualsiasi settore merceologico che noi andremo ad affrontare le sfide che ci riserverà il futuro, non sarà più quella di vendere un prodotto in sé, è quello di vendere un'esperienza, di vendere un servizio, chi ha la possibilità di vendere anche un servizio collegato al prodotto, è quello di vendere un'idea. Quindi l'acquisto è sì motivato da un'esigenza intrinseca, quindi ho bisogno di
un bicchiere, ho bisogno di un piatto. Ma molte volte è legato anche a quello che questo oggetto ti può dare. Il bicchiere, nella fattispecie di Zafferano, ha una sua storia, ha una sua forma, ha una sua idea di base, di partenza. Poi può essere condivisa o meno, questo è un altro discorso. Però ci può essere e c'è un punto di partenza. Quindi non si vendono più prodotti, si vendono idee, si comunica di messaggi che vanno oltre al mero prodotto. Sì, al mero consumo, come diceva il professor Portoghesi. Non è più un consumo legato al prodotto, è un'esperienza complessa. E il concetto del lusso va visto ed è visto in quest'ottica qui, nelle società mature. Si ci sposta dall'acquisto al concetto del lusso, molto riduttivo a mio avviso, che è possedere o un comportamento brandizzato, quindi acquistare un prodotto di brand per riconoscibile, per poterlo far vedere, quindi il lusso come status symbol. Ci si è spostati, ci si sta spostando nelle società più mature a un lusso che è più portato alla ricerca della qualità, è più un lusso personalizzato, soggettivo, quindi è un qualcosa che serve a crescere la tua vita e ti permette di migliorare e di dare comunque un segnale positivo anche a quindi è una questione di crescita, scusami. È una questione di crescita.